È stato un mercato molto effervescente, soprattutto nel finale, ha lavorato molto, divertito molto, è stato un mercato più difficile degli altri, più soddisfacente degli altri, oppure in linea con quelli che hai vissuto anche in passato? In senso assoluto è più difficile, perché abbiamo fatto molti cambiamenti, perché abbiamo incrociato sulla nostra strada tre società che ci hanno portati lunghi nelle trattative, perché sono durate anche un mese e mezzo, senza far nomi, ma veramente lunghe, difficili, dure, al limite proprio della perdita della pazienza e della perdita del giocatore, ma siamo stati tutti bravi a tenere duro e alla fine le abbiamo chiuse. C'è un qualcosa, un affare, una trattativa che non è andata in corso adesso, non si è chiusa, ma che potrebbe invece chiudersi prossimamente oppure il prossimo anno? Qualcosa che magari pensavi di portare subito e invece diceva non ce la faccio adesso però. Trattative per gennaio l'anno prossimo non ce ne sono, perché sono finite ieri, per cui ci sono idee sì. Molte idee. Cioè che non sono andate in porto ora. Ci sono molte idee per le prospettive, perché noi adesso, oltre a riniziare col campionato, dobbiamo riniziare con le osservazioni, con lo scouting, con le idee, perché dobbiamo avere idee per gennaio e per giugno, luglio, agosto dell'anno prossimo. Per cui la nostra mente, la nostra testa deve essere sempre in grande movimento. Sull'ultima, poi te lo chiedo, poi mollo. Nella rosa, no, diciamo che forse il reparto attacco forse è quello che così all'apparenza potrebbe destare qualche, non perplessità, però magari un uomo in più sul reparto poteva starci. La pensi così anche te, oppure pensi comunque che Thiago ha sempre delle soluzioni alternative quando mancano i 9, gli 11, no, gli attaccanti? Cosa pensi? Siamo contenti così. In avanti noi avevamo la possibilità di numericamente, volevamo anche l'allenatore restare così, due per ruolo, e ne avevamo uno in più che poteva essere Barro, e Barro è andato e siamo rimasti con i due ragazzi che sono Van Hooijdonk e Zirkzee. Non sono pochi? No. Direttore, al momento no, poi speriamo anche per il proseguo del campionato, toccando ferro, veramente. Ha fatto quest'anno la rivoluzione che magari l'anno scorso, al suo primo anno, per molti motivi non ha potuto fare, o come dire, ci sono state anche delle vicissitudini che magari hanno cambiato i piani in corso e hanno portato anche ad aumentare la portata della rivoluzione? Sì, se vogliamo chiamarla rivoluzione, perché abbiamo fatto tanti cambiamenti, possiamo chiamarla così, però come hai detto giustamente tu, è anche figlia di un mercato, perché per dire, noi non pensavamo che Arnautovic potesse avere, una volta che è sparito il Milan, che potesse avere un mercato importante. Aveva sì un mercato, ma non importante da poter far pensare che lui potesse andare via, per cui in quel momento siamo andati in rincorsa sull'attaccante, come siamo andati in rincorsa sul centrocampista, perché non pensavamo che Gerdi potesse andare via, eravamo più pronti a Dominguez e meno a Gerdi, per cui è stato un mercato in rincorsa e siamo stati bravi a farci trovare pronti nel momento in cui c'era un giocatore che usciva, a farci trovare pronti per un giocatore in entrata. Al netto del termine rivoluzione, le chiedo se, come diciamo successiva parola, le piace più il termine verde, perché avete portato comunque, a parte Freuler, tutti i ragazzi giovani, o le piace più il termine diciamo quasi a costo zero, perché il saldo più o meno con Barro va quasi a pareggiarsi? No, non è proprio costo zero, però fate la fatica personale anche. No, la fatica personale non ho 30 anni, è stata quella più difficile in tutti i sensi. Il saldo zero non è un saldo zero, e la prima verde. No, leggevo da qualche parte stamattina
che siamo quarti nella classifica della media come, come età, e questo fa molto piacere. Non avevamo studiato per arrivare quarti o primi o sesti, è stato, diciamo, fisiologico, un mercato che ci ha portato a essere quarti, e questo, diciamo, che ci gratifica e ci fa ben sperare. Salve direttore, qualche giorno fa Motta aveva parlato di un iniziale timore, insicurezza, che non ci fosse forse una condivisione nel mercato, comunque queste erano state le sue sensazioni. Avevate sentito un po' questa paura dell'allenatore che non ci fosse condivisione? C'è stato bisogno di fargliela passare, se c'è stato un momento? Ma guarda, io credo che in modo diverso la condivisione ci sia sempre stata. Purtroppo a volte i tempi non li dettiamo noi, a volte subisci il mercato, a volte lo fai, lo fanno anche le grandi squadre. Se voi vedete il Milan all'ultima ora è andato a prendere Jovic, per cui anche il Bologna, che non è il Milan, però ha dovuto subire un po' il mercato. Avevamo idee, poi per un motivo o per l'altro non ci siamo arrivati, e poi siamo andati ancora in rincorsa, poi ci sono state delle uscite non preventivate, per cui siamo dovuti di corsa andare a sostituire, e poi, come sempre succede per la maggior parte delle squadre, il mercato si riduce agli ultimi 10-12 giorni. L'unica cosa che Thiago non aveva messo in preventivo era questo, perché come tutti gli allenatori, tutti in tutto il mondo, non in Italia, vorrebbero la squadra per il ritiro, ma noi sapevamo che sarebbe stato difficile dargliela. È chiaro che lui ci sperava, ci speravamo anche noi, ma per esperienza personale glielo ho sempre detto: guarda che arriveremo un po' più lunghi. Poi io speravo non così lunghi, però alla fine, se Thiago, come ha detto e ha più volte ribadito nell'ultima intervista, è rimasto contento del mercato, noi siamo felici di questo. Direttore, volevo chiederle, è un Bologna verde, come diceva Alessandro, è un Bologna anche più sostenibile, ovvero dai conti che ho fatto il monte ingaggi si è abbassato, può confermarlo, ci può dire di quanto, su per giù? Non siamo ancora pronti sui conti, poi ci sarà magari un giorno alla prossima presentazione, o magari in un'occasione in cui vi diremo. Sicuramente si sono abbassati gli stipendi, ma questo è perché, oltre ai giovani, perché anche per altri motivi. Noi abbiamo provato a fare una squadra non guardando i costi dei salari, anche se bisogna stare attenti anche a questo, in base alle priorità, alle preferenze tecniche che avevamo. Buongiorno direttore. Prima ha parlato della vostra preparazione preventiva all'addio di Dominguez. Quanto è stato lontano, se è stato lontano dal Bologna, Riccardo Orsolini invece? Quanto è stato lui nel pensatoio, quanto voi? Ma Riccardo Orsolini non è mai stato lontano da Bologna, perché è vero che è stata una trattativa lunga che parte da gennaio di quest'anno più o meno, con interruzioni, accelerazioni. Dopo ci siamo dati una pausa di riflessione per finire il campionato bene, l'ha voluta lui, ma in un certo senso l'ha condivisa con noi, e dopo siamo ripartiti. Mentre su Dominguez, almeno da parte mia, c'era la certezza che non sarebbe rimasto, su Orsolini questa certezza ce l'avevo sul fatto che rimanesse. E le chiedo al volo anche se attenzionate in questi giorni per il futuro il mercato degli svincolati. Cioè, no. Se è pari al mercato di chi non è svincolato, appunto, nel vostro lavoro quotidiano. Certo, lo leggiamo, dobbiamo stare attenti al mercato degli svincolati, che fa parte del nostro lavoro, ma noi speriamo di aver lavorato abbastanza bene e di non ricorrere a quel mercato. Salve, buongiorno. Alla sua presentazione a giugno dell'anno scorso disse che il Bologna partiva già da una buona base. Adesso, dopo la passata sessione estiva e soprattutto questa, si sente di poter dire che il Bologna è migliorato e soprattutto che è riuscito a dare a Thiago Motta la rosa migliore possibile?
No, io ti riconfermo che le parole dell'anno scorso, dove tu hai ricordato bene, Bologna era una buona squadra, era una buona base che andava solo magari nel tempo un po' migliorata e dico adesso un po' ringiovanita. Su quello, sul Bologna attuale dobbiamo aspettare il campo, perché è sempre il campo poi che fa la differenza, che decide e dirà soprattutto se avremo fatto bene o avremo fatto male. Sul discorso di Tiago, ripeto quello che ho detto prima, l'avete detto voi, non lo dico io, che era contento del lavoro fatto dalla società. Solo una curiosità, qual è stata la trattativa più difficile in questa sessione? Sì. Ripeto, ce ne sono state tre che sono state veramente difficilissime. Okay. Diciamo che sono sul podio, il primo, il secondo e il terzo, poi lo stabiliremo, ma tre sono state veramente quasi a livello dell'esaurimento. Abbiamo avuto interlocutori difficilissimi. Non si fa il nome. Sì, a proposito di interlocutori e di tutte le difficoltà di questo mercato, c'è stato un momento in cui anche lei ha avuto, pur magari non esternandolo come il tecnico, un momento di sconforto oppure di qui rischiamo di non riuscire a inquadrare tutto questo che sta accadendo, perché poi appunto sono arrivate magari cessioni che si aspettava di fare prima, giocatori che sono usciti che non ci si attendeva, eccetera eccetera. Beh, sicuramente il nostro umore degli operatori di mercato varia, è come il tempo, ma non settimanalmente, giornalmente, di ora in ora, perché quando in certe trattative sei convinto di aver chiuso, ti manca pochissimo, poi per un motivo banalissimo devi ripartire da zero. A volte facevamo un passo avanti per poi farne due indietro, allora si doveva ripartire. Ripeto, ci sono state tre trattative che sono durate un mese e mezzo, due. E non è facile, tutti i giorni, tutti i santissimi giorni, dove i giocatori spingevano per venire qua, volevano venire solo qua, perché poi si sono chiuse perché i giocatori hanno voluto assolutamente venire a Bologna, perché se avessero avuto qualche dubbio o ripensamenti, in due mesi potevano sicuramente cambiare idea e trovarsi da un'altra parte. Allora a quel punto bisognava ripartire con la seconda scelta, con la terza scelta, con la quarta scelta, è stata durissima. Il Rosa lo scorso anno, come quest'anno, aveva due giocatori estremamente appetitosi sul mercato come Posch e Ferguson, anche a livello numerico. Non si è parlato tanto di trattative. Avete chiuso subito le porte o non ha bussato nessuno? No, le abbiamo messi tra gli incedibili, però noi avevamo messo tra gli incedibili anche altri. Poi il mercato è in continua evoluzione, per cui le abbiamo trattenuti molto volentieri e soprattutto loro sono rimasti molto volentieri. Sì, qualcuno, però non ha insistito più di tanto, perché ha trovato un muro di fronte. Io volevo semplicemente chiederle una cosa sull'obiettivo stagionale. Fenucci all'inizio della stagione disse l'obiettivo è continuare a divertirci, a far divertire la gente. Le chiedo, l'obiettivo è anche quello di stabilizzarsi nella parte sinistra della classifica e magari sfruttare, chi lo sa, qualcuno che possa sbagliare la stagione? Io riprendo in pieno le parole che ha detto l'amministratore, l'amministratore delegato, che è quello di proporre un buon calcio, di divertire i tifosi, di valorizzare una rosa giovane, per cui anche questo è uno degli obiettivi. Poi, strada facendo, visto i tanti cambiamenti che abbiamo fatto, e ci porremo un obiettivo. Adesso l'importante è partire. Siamo partiti bene perché abbiamo espresso un buon gioco, veramente la squadra è stata all'altezza della Serie A, perché l'ha dimostrato sia col Milan, a maggior ragione a Torino, dove tutti sappiamo com'è finita, e domenica col Cagliari, nonostante noi fossimo andati sotto e non era facile scardinare una squadra che ha giocato 11 sotto palla, e ci siamo riusciti, questo vuol dire che siamo una buona squadra. Non ci poniamo obiettivi, strada facendo ce li porremo. Visto che vuole portare via, però una volta l'anno viene, sfruttiamo un attimo. L'ultima la settimana scorsa, ma non c'eri tu. Dove ero? L'anno scorso. Al mare. Per il direttore sportivo e direttore tecnico,
Quanto è importante avere un allenatore con un contratto che scade fra 9 mesi oppure un contratto più lungo? È importante, non è importante, non importa niente. Assolutamente niente. Non cambia niente. Sai qual è la differenza? Avere un buon allenatore. E noi l'abbiamo.